In un universo vasto e totalmente inesplorato, pieno di galassie che danzano attraverso il vuoto cosmico, una domanda rimane costantemente sospesa sulle nostre teste. Da dove viene la vita sulla Terra? Potrebbe il segreto della nostra esistenza non essere nato dal cuore del nostro pianeta, ma essere stato portato qui attraverso il gelido vuoto dello spazio, su comete, come messaggeri stellari? Nel profondo laboratorio della natura, un enigma antico, letteralmente quanto il tempo stesso, è scritto nel codice più fondamentale dell'esistenza, il DNA. Questa spirale intricata che giace al cuore di ogni forma di vita, dal più semplice dei batteri agli esseri umani, racchiude i segreti dell'evoluzione, della diversità e della sopravvivenza. Ma com'è iniziato tutto questo? Dove ha avuto origine il primo filamento di DNA e quanto tempo fa? Questa molecola non è solo il motivo per cui esisti, ma è anche una capsula del tempo che racconta storie di adattamenti, mutazioni e connessioni intergenerazionali che sfidano i confini del tempo e dello spazio. E oggi, a grande richiesta, ci addentreremo nei misteri più profondi del DNA per svelare come, forse in un caldo brodo primordiale o forse su un meteorite gelido proveniente dallo spazio infinito, è scoccata la prima scintilla della vita. Preparatevi a scoprire l'inizio del viaggio che trasforma la scienza in poesia, il mistero in comprensione. Un viaggio alla scoperta delle origini della vita sulla Terra e oltre. Genetisti Richard Gordon del Gulf Marine Laboratory in Florida e Alexei Sharov del National Institute of Aging a Baltimora hanno proposto in una pubblicazione scientifica, in un articolo scientifico, che se l'evoluzione della vita segue la legge di Moore è per forza di cose antecedente all'esistenza del pianeta Terra. Avete capito bene? Praticamente questi scienziati hanno calcolato che la complessità genetica raddoppia ogni 376 milioni di anni. E andando a ritroso hanno calcolato a loro volta che il DNA per arrivare allo stadio in cui si trova oggi ha avuto bisogno di 10 miliardi di anni circa. Ora, c'è un problema, c'è giusto un piccolo problemino. Il problema è che il pianeta Terra ha qualcosa come 4,5 miliardi di anni, quindi come può essere possibile? C'è qualcosa che non quadra e in questo video cercherò di vederci chiaro. Perché secondo questo studio mancano giusto 5 miliardi di anni di evoluzione del DNA. E se non si è sviluppato sulla Terra, no? Dove si è sviluppato? La legge di Moore suggerisce che la complessità dei computer cresce ad un ritmo pari al doppio dei transistor per circuito ogni 2 anni, con una conseguente crescita esponenziale. Osservando la complessità dei computer odierni e analizzando la legge di Moore a ritroso, si vede che i primi microchip sono apparsi negli anni 60, quando furono effettivamente inventati, il che consiglia che l'efficacia di questa tesi è provata. Bene, nel loro articolo Gordon e Sharov adottano lo stesso approccio, solo che lo applicano alla complessità biologica. I due ricercatori riconoscono che le loro idee sono più un esercizio di pensiero che non una proposta teorica, ma allo stesso tempo suggeriscono che i loro calcoli dovrebbero essere presi molto sul serio. Partono dall'idea che la complessità genetica raddoppia ogni 376 milioni di anni. Andando a ritroso, dicono, significa che la vita è nata quasi 10 miliardi di anni fa, il che ovviamente precede la creazione della Terra stessa. Voglio dire, come? Roba che ti fa letteralmente implodere il cervello. La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che la Terra si sia formata appena 4,5 miliardi di anni fa. Supponendo che la legge di Moore si applichi alla complessità biologica, ciò suggerirebbe che la vita abbia avuto inizio in un luogo diverso e molto lontano dalla Terra e sia poi migrata qui.
Naturalmente ci sono altre possibilità per spiegare quello che è successo. Come riconoscono anche i due ricercatori, la vita potrebbe essersi evoluta seguendo la legge di Moore in certi periodi, ma non in altri. Un congelamento profondo potrebbe aver temporaneamente fermato i cambiamenti nella complessità genetica, per esempio, o eventi catastrofici potrebbero aver avuto luogo in un dato periodo. Esiste anche la possibilità che lo sviluppo della vita abbia dovuto raggiungere prima un certo stadio di sviluppo, prima di iniziare a conformarsi alla legge di Moore. Tuttavia, quando si applica la legge di Moore alla complessità genetica o al genoma, bisogna fare molta attenzione perché non è direttamente trasferibile come in ambito informatico. La complessità genetica è determinata da molti fattori, tra cui le mutazioni genetiche, la selezione naturale e altri processi biologici che non seguono necessariamente una legge di crescita esponenziale come la legge di Moore, ma secondo una buona parte della comunità scientifica. Aprite bene le orecchie. E secondo questo studio, che spiega nel dettaglio perché invece l'evoluzione del genoma rispetta questa legge, invece è proprio così. E se postuliamo che la complessità genetica segua questa legge, e allora per forza di cose il genoma umano ha circa 10 miliardi di anni. Sia come sia, inevitabilmente l'articolo di Gordon e Sharov ha dato il via a molteplici cicli di discussione riguardanti non solo l'origine della vita sulla Terra, ma anche nella galassia. Se la vita è davvero antecedente al nostro pianeta, e ciò può essere in parte dimostrato da calcoli empirici sulla complessità genetica che raddoppia ogni 376 milioni di anni, quale impatto potrebbe avere tutto questo sul pensiero religioso e cosa potrebbe significare per coloro che cercano un significato nella sua stessa esistenza? Quello che state guardando è l'articolo ufficiale dei due ricercatori ed è intitolato La vita prima della Terra, e si tratta di un articolo scientifico, di un lavoro scientifico, davvero molto interessante, che ha il potere di trasportare la tua mente a zonzo per l'universo e indietro in tempi così remoti che neanche riesci a concepirli, chiaro? Cosa propone questo studio nello specifico? Propongono che la complessità genetica degli organismi, se estrapolata indietro nel tempo, indica l'origine della vita a circa 9 miliardi e 700 milioni di anni fa. Questa ipotesi si basa su una regressione lineare della complessità genetica, considerando fattori come la cooperazione genetica, la duplicazione e la specializzazione dei geni e altri fattori misurabili. Viene spiegato tutto nello studio. Gli autori suggeriscono che la vita si sia evoluta da sistemi semplici con elementi ereditabili funzionalmente equivalenti ai nucleotidi. Questo lavoro sottolinea un inizio molto, molto precedente della vita nell'universo, proponendo che la Terra sia stata seminata dalla panspermia. Questo lavoro è piaciuto talmente tanto che sta letteralmente facendo discutere la comunità scientifica. E sai perché? Perché proprio citando la panspermia, cari signori, la ricerca di Gordon e Sharov non è l'unica che ci consiglia che la vita per come la conosciamo sia caduta giù dal cielo, capito? Ci sono molte altre evidenze, attenzione, evidenze scientifiche che lo provano e che probabilmente rafforzano le scoperte sul DNA di 10 miliardi di anni. La panspermia è l'ipotesi che suggerisce che la vita esista in tutto l'universo e sia stata distribuita da asteroidi, meteoriti e comete. Ci sono diverse varianti di questa teoria. La panspermia diretta propone che organismi microscopici possano sopravvivere ai viaggi spaziali e colonizzare altri pianeti. La litopanspermia invece suggerisce che i microbi o altre sostanze possano essere trasportate all'interno delle rocce e quant'altro. E infine, esiste la panspermia deliberata, che assume che la vita possa essere sparsa deliberatamente da civiltà aliene iperavanzate su pianeti bersaglio. Tutte queste teorie, tutte, sono molto buone. E per quanto riguarda i meteoriti, abbiamo avuto la prova empirica incontestabile che forse potrebbe confermare l'articolo di Gordon e Sharov. Quello che state guardando è il documento ufficiale di una pubblicazione scientifica pubblicata su Nature, su una delle più grandi riviste scientifiche del mondo, in cui si racconta il ritrovamento di tutti i mattoni della vita in tre meteoriti analizzati. Si parla proprio dei mattoni del DNA all'interno dei meteoriti,
e il puzzle a questo punto diventa un bellissimo mosaico che racconta la storia proibita del genoma umano. Veniamo letteralmente dallo spazio, signori. Il ritrovamento di purine e pirimidine nei meteoriti è molto noto, ok? Ne ho già parlato sul canale, parliamo di ritrovamenti accettati all'unanimità dalla comunità scientifica internazionale e pubblicazioni scientifiche presenti su Nature. Studi scientifici revisionati, quindi, hanno identificato queste molecole organiche in diversi meteoriti, il che suggerisce che ingredienti essenziali per la vita possono essere presenti nello spazio e potenzialmente distribuiti in vari pianeti e corpi celesti attraverso eventi di impatto meteorico. E guarda caso, il nuovo studio di Gordon e Sharov fa scorrere a ritroso l'età del genoma umano a 10 miliardi di anni. Scusate, fermiamoci un attimo, ok? Ma se attraverso il ritrovamento dei mattoni che compongono il DNA nei meteoriti sappiamo che la vita per come la conosciamo proviene dallo spazio, che cosa c'è che non torna? Capito questo, è ovvio, no? Che il genoma si sia formato prima della Terra stessa, non trovi? E sai questo cosa significa? Significa che siamo extraterrestri. Ma letteralmente, extraterrestri. Non solo. Non è finita qui. Già nel 2018 si ebbe la notizia relativa al contenuto di acqua nei meteoriti. Quindi, fermati. Non solo ci abbiamo trovato i mattoni del DNA, ma anche il catalizzatore della vita che permette i processi chimici, l'acqua necessaria alle reazioni chimiche. In scienza, a livello ufficiale e dimostrato grazie ai dati raccolti, consultabili e replicabili, è altamente probabile che la vita sia giunta dallo spazio. Ora, sentite che roba fuori di testa, eh? A riprova di un'eventuale panspermia naturale trasportata da meteoriti o altro, e a riprova forse di una panspermia deliberata, i cui presunti autori sono non si sa chi, la NASA si è accorta che le sonde spaziali possono essere un valido meccanismo di trasporto per l'impollinazione incrociata interplanetaria all'interno del Sistema Solare. Questa non sempre è una cosa positiva. Sulla base di questo, le agenzie spaziali hanno implementato, state vedendo un'immagine, procedure di protezione planetaria per ridurre il rischio di contaminazione crociata spaziale. Ma che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che microorganismi come il Tarsicoccus phoenicis possono resistere alla pulizia dei veicoli spaziali in quelle che vengono chiamate camere bianche, che sono ovviamente intese a prevenire la contaminazione planetaria accidentale. Abbiamo quindi la prova chimica, signori, riassumendo in modo semplice, abbiamo la prova chimica incontestabile che un batterio è stato tranquillamente in grado di resistere allo spazio siderale. Così come l'acqua e i mattoni della vita che compongono il DNA ritrovati all'interno dei meteoriti. E penso che a fronte di tutta questa consapevolezza correlata alla panspermia, l'articolo di Gordon e Sharov completi soltanto e confermi, anzi, questa teoria. Se non si fosse capito, cari signori, abbiamo fra le mani tutti i dati possibili e inimmaginabili che ci permettono di affermare che la panspermia non solo è possibile, ma che inoltre è sicuramente avvenuta e avviene continuamente nello spazio. Un po' come le api che impollinano i fiori e danno il via alla catena biologica che permette la vita sulla Terra. Ecco, prova ad immaginare questo meccanismo su scala galattica, mettendo i meteoriti al posto delle api e i pianeti al posto dei fiori, e ti accorgerai che l'universo pullula di vita. La vita stessa non è nata sul pianeta Terra e il nostro DNA è letteralmente extraterrestre. Significa quindi che proviene dal di fuori del pianeta Terra, extraterrestre. Si è evoluto qui, ma non è nato qui, e il nuovo articolo di Gordon e Sharov ha semplicemente offerto più dati in merito a questa teoria. In questo studio, a parer mio, davvero molto completo, viene calcolato su scala logaritmica il ratio dell'evoluzione del DNA. E incredibilmente, a quanto pare molto in linea con la panspermia, con il ritrovamento dei mattoni del DNA in alcuni meteoriti, la vita è più antica della Terra stessa. Hanno capito ogni quanto si duplica il DNA e, invertendo l'orologio all'indietro, hanno stimato, sono stime, che si sia cominciato a formare circa 10 miliardi di anni fa
e che per arrivare allo stadio di comparsa sulla Terra ci abbia messo 5 miliardi di anni. Ciò significa che quando la vita è giunta sulla Terra aveva già 5 miliardi di anni, e questo apre innumerevoli possibilità per quanto riguarda un'eventuale biodiversità nell'universo. Che cosa ne pensi? Interessante, vero? Direi interessante a livelli inimmaginabili, da esplosione del cervello, non trovi? Fammi sapere in un commento che cosa ne pensi, perché ci tengo tantissimo, fatemi sapere che cosa ne pensate. E per oggi, signori, è davvero tutto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, aiuta nel posizionamento fra i consigli della piattaforma con un like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con me e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!